L'idea era abbinare questa apertura del Palazzo della Questura, che come vedete obiettivamente è un bel palazzo antico, e abbinarlo su questo progetto della Via dei Tesori. Ma quale occasione migliore far vedere alla città questo palazzo se non collegarlo veramente a uno dei nomi più importanti della Polizia di Palermo? Boris Giuliano, investigatore intelligente. Quello che ha fatto lui in quegli anni è veramente una cosa incredibile, perché ha individuato e ha percorso alcune piste investigative inimmaginabili in quegli anni, agli anni 70, per cui assolutamente noi siamo fieri e orgogliosi di aver avuto un poliziotto come lui, e abbiamo pensato di abbinare l'apertura di questo palazzo con la sua figura, ricostituendo il suo ufficio con l'arredamento, con la scrivania, insomma i mobili dell'epoca e la sua fotografia. Quella è veramente la scrivania che lui ha utilizzato per tanti anni fino al giorno del suo omicidio, che adesso abbiamo pensato di metterla come una sorta di ricordo molto forte e tangibile della sua figura umana e professionale. E su questa scrivania sono state sicuramente appoggiate le carte il cui approfondimento e la cui analisi lo hanno portato sicuramente alla morte.